Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Ieri c'è stata grande apprensione per la ragazza scomparsa, era scomparsa la 23enne e poi rintracciata dai carabinieri dopo 12 ore di ricerche. È stato intanto arrestato il suo fidanzato. I motivi sono maltrattamenti e lesioni personali, secondo le accuse formulate dagli investigatori. È finito in mette il fidanzato della ragazza di 23 anni di Augusta, che ieri aveva fatto perdere le proprie tracce allontanandosi dalla propria abitazione dopo un diverbio con lo stesso fidanzato, Adalberto Alonge Siracusano, di 27 anni. È stato arrestato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della ragazza, che già da tempo era oggetto di violenza da parte dell'Alonge. Almeno questa è la ricostruzione dei carabinieri e della stazione di Ortigia, che alle 2 del mattino di ieri erano intervenuti su segnalazione di un cittadino al 112, il quale diceva di sentire delle urla, che due persone stavano litigando animatamente nella zona di Ortigia. Sul posto è intervenuta la pattuglia dei carabinieri, che ha accertato che era stata una lite, e il fidanzato ha riferito che la ragazza si era allontanata facendo perdere le proprie tracce. È iniziata così la ricerca da parte dei carabinieri del comando stazione Ortigia, insieme con quelli del radiomobile dell'operativa. Visto lo stato di alterazione psicofisica della ragazza dovuto all'abuso di alcol, si è temuto per la sua incolumità. Così, alle prime luci dell'alba, alla ricerca dei carabinieri si è unita anche quella via mare con l'elicottero della Capitaneria di Porto. Nel frattempo sono state sentite tutte le persone in grado di riferire sul posto della vicenda. È intervenuto anche la squadra del RIS di Messina per effettuare il sopralluogo all'interno dell'abitazione dei due fidanzati. I carabinieri, con il coordinamento del PM Magda Guarnaccia, sono riusciti a ritrovare la ragazza all'interno di un'abitazione in zona Pizzuta, in passato abitata dalle amiche della ragazza, che la stessa ha raggiunto da sola a piedi, anche scalzi, perché si era tolta le scarpe con il tacco. Nell'immediato la giovane è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I per le prime cure, per poi essere accompagnata nella stanza dell'ascolto inaugurata proprio ieri mattina, dove è stata sentita dal PM Guarnaccia e dove ha potuto così chiarire i contorni della vicenda. Quella dei carabinieri è stata una ricerca letteralmente porta a porta, anche con l'ausilio di alcune immagini di telecamere lungo il tracciato, la strada percorsa dalla ragazza per poi trovare rifugio nella zona della Pizzuta. Si era allontanata volontariamente da casa dopo una lite con il proprio compagno. Dietro la scomparsa della 23enne, per la quale si sono attivate ieri ricerche in tutta la città, c'era una storia di violenza e disagio. La ragazza è stata infatti ritrovata dopo 12 ore dai carabinieri. È protetta, per il suo racconto della fuga, nella speciale stanza dedicata che proprio ieri era stata inaugurata nella sede del comando provinciale. Una scomparsa che poteva essere altro, invece si è risolta proprio nella giornata di ieri, una inaugurazione tragica però importante di una stanza particolare. Sì, effettivamente all'inizio la vicenda sembrava avere dei risvolti piuttosto tragici. Infatti subito sono partite le ricerche che hanno permesso, solo dopo 12 ore, di individuare la ragazza dall'altra parte della città rispetto ad Ortigia, all'interno di un'abitazione zona Pizzuta, dove lei appunto ha trovato rifugio, abitazione che lei conosceva perché in passato vi erano le sue amiche. La ragazza si è allontanata da Ortigia dopo una forte discussione con il fidanzato e inizialmente ha lasciato tutti i suoi vestiti, quindi ha lasciato le scarpe e anche un maglione, lasciando presagire un gesto, magari un suicidio. Invece poi, grazie alle indagini condotte dai carabinieri del comando stazione di Ortigia, unitamente anche ai carabinieri del NORM della compagnia di Siracusa, è stato possibile individuare la ragazza, che da sola, a piedi e scalza, si è portata fino all'abitazione in zona Pizzuta. C'è comunque una storia di violenza dietro. Sì, alle spalle c'è una storia di violenza e di litigi continui con il fidanzato, fino all'epilogo appunto di ieri notte, che ha portato la ragazza a scappare e a rifugiarsi in questa abitazione. Si è risolto tutto in 12 ore, anche perché comunque c'erano degli elementi, delle tracce. Assolutamente, sì, l'impegno è stato veramente tanto, anche perché insomma si pensava al peggio, come ha giustamente detto il tenente prima, quindi a maggior ragione, ancora di più, insomma, l'intervento era per cercare di ritrovare la ragazza
come fortunatamente si è trovata insomma in salute e toglierla poi dalle mani da quello che era un suo cugino. Telecamere, sì, in effetti, grazie all'esame, alla visione di tutte le telecamere, sia quelle nostre, sia quelle cittadine, quindi di vari esercenti che come al solito su Ortigia insomma ci danno veramente una grossa mano, siamo riusciti poi ad avere un quadro un po' più chiaro e fortunatamente a risalire alla ragazza. Parliamo di cultura, cultura per ogni età, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale, l'istituto comprensivo Juvara e Hauser proprio per la realizzazione del progetto Università della Libera Età. Un apprendimento che va oltre l'età e si spalma volendo nel corso di tutta la vita, una sorta di formazione continua che si basa sul protocollo firmato questa mattina tra l'amministrazione comunale e l'Unihauser e che si sviluppa in corsi per adulti e studenti della terza età. Il principio è quello di una curiosità culturale che avendo a disposizione gli strumenti giusti non vuole fermarsi. Non si ferma la possibilità di apprendere, di conoscere, in questo senso l'amministrazione si attiva per dare una sorta di continuo apprendimento, cioè un termine preciso che racconti questo apprendimento per tutta la vita. Sì, in realtà si chiama proprio formazione continua e quindi dedicarsi non soltanto a quella che può essere i bambini o i giovani e quindi attraverso le scuole ma continuare o l'università, ma continuare a farlo anche per l'età adulta e quindi anche per le persone anziane. Per noi oggi è una data molto importante perché una città che si dedichi all'educazione e quindi alla cultura e alla formazione del proprio territorio non lascia esclusa alcune fascia e quindi è questo l'intento e la firma di questo protocollo di oggi. Perché c'è una richiesta molto forte da quella che viene definita la terza età, l'oltre età. Sì, ma non solo, abbiamo anche persone con età più giovanile, quindi tutti i soggetti che hanno voglia di mettersi in gioco, di continuare ad apprendere, possono già frequentare questi corsi. L'idea è di apprendere sempre in ogni fase della vita senza limite alcuno. Abbiamo trovato un'ottima sinergia con il Comune di Siracusa che ci ha creduto e ci sta credendo e con un istituto scolastico che è il Filippo Juvara che ha aperto i battenti alla città, per cui questo si sta già realizzando ed è il modello di apprendimento non formale che può fare un po' la differenza fra una città attenta ai bisogni dei cittadini che entrano nelle scuole e continuano sempre ad apprendere e ad avere qualche cosa da studiare per impegnarsi. Vi abbiamo raccontato attraverso la cronaca la settimana scorsa di quegli affitti molto esosi per quanto riguarda appunto il dare in affitto abitazioni e stanze a prostitute qui a Siracusa, ma c'è anche un altro aspetto per quanto riguarda la prostituzione, forse uno di quelli più drammatici, l'aspetto della prostituzione minorile, ne parliamo nella rubrica La spina nel fianco. La prostituzione minorile è più diffusa di quanto si possa immaginare, passa attraverso la grave crisi economica. Il primo complice è Internet. La rete è il modo più efficace per la diffusione di tale fenomeno, ma si sbaglia chi ne identifica l'unica responsabile senza la quale non esisterebbero le baby prostitute. La prima esperienza nasce per la ricarica del telefonino, per poi passare ad altro, come all'acquisto dell'oggetto desiderato, della dose di droga necessaria dopo aver imboccato il tunnel della tossicodipendenza, fino alla condizione di aiutare la famiglia nei casi di ceti meno abbienti. Ma in questi casi la decisione e la volontà sono il più delle volte indipendenti dalla conoscenza della famiglia per diventare una posizione autonoma in contrasto con i genitori, dove diventa una vera e propria professione con clienti raffinati disposti a pagare anche 1.000 euro per ogni incontro. Gli adolescenti che praticano i rapporti sessuali a pagamento in cambio di moneta, regali, ricariche telefoniche o il mantenimento a distanza con incontri settimanali in case prese in affitto da imprenditori, dirigenti, impiegati e operai, anche fuori dal contesto di residenza, specie nell'ambito universitario. Sono davvero tanti. E questo conferma il fatto come negli ultimi anni ci sia stata una diminuzione progressiva dell'inibizione del senso del pudore. Ma la cosa più preoccupante è che negli ultimi 10 anni si è avuta un'impennata di questa disinibizione che ha visto coinvolte fasce d'età sempre più basse, mentre quella che rientra nei casi di prostituzione volontariamente organizzata prima della maggiore età è attorno ai 17 anni. Questo però è solo un contorno rispetto al fenomeno sociale che veramente deve farci riflettere. Il costante processo di mercificazione del corpo e non solo, da cui i ragazzi sembrano sempre più assorbiti. È il sistema sociale a essere progressivamente modificato e fa sì che le ragazze mettano in vendita il proprio corpo attraverso un video per trarre un profitto che gli permetta di comprare delle cose. Ma attenzione, è questa l'anticamera della prostituzione.
Giornata delle donne, ieri 8 marzo, e dal punto di vista culturale dell'opportunità di visitare alcuni luoghi della cultura siracusana, ieri è stata appunto una giornata speciale. C'è stata molta affluenza alle visite guidate ieri al Teatro Comunale e all'Artemision, proprio con un invito lanciato dal Ministero dei Beni Culturali e dal consigliere Sorbello, proprio per offrire in maniera gratuita alle donne siracusane, ma non soltanto, la possibilità di visitare questi luoghi. Noi ci fermiamo intanto perché c'è la pubblicità per qualche minuto, vi aspettiamo la seconda parte tra poco. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta mozzarella Tris Zapalà 1,49 euro, acqua vera Nestlé 2 litri per 6, 1,54 euro, yogurt Parmalat intero 49 centesimi, caffè Splendid classico 4 confezioni 5,98 euro, Pepsi bottiglia da 1,5 litro per 4, 3,38 euro, biscotti Oro Saiba 82 centesimi, ragusa latte parzialmente scremato 1 litro 55 centesimi. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar. Nel punto vendita di via Garrone, sconti del 50% sul reparto abbigliamento. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè. Da Unieuro Passione Casa 2016. Gli elettrodomestici che ti amano ti regalano gli assi dello stiro. Acquista la lavatrice LG, per te un doppio regalo. Caldaia a vapore Roventa, estiratore verticale, tutto a soli 499 euro. Unieuro a Siracusa e in via Lorina 55. Unieuro. Batte. Forte. Sempre. Il nuovo da Opel. Opel Corsa con Forward Collision Alert. Autosport, da sempre Toyota, oggi anche Opel, in Contrada Targia a Siracusa. Studio 1. Nuovissime discipline per l'armonia di corpo e mente. Antigravity yoga, girotonic, pilates. Liberati dalla pesantezza quotidiana. Studio 1. In via Lorina 53 a Siracusa. Per informazioni e iscrizioni 392 40 64 371 o 393 12 70 971. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale che apriamo subito con la cronaca, raccontandovi dal giro di vite dato dalla polizia nella zona sud della provincia contro il fenomeno di furti in abitazioni, in centri commerciali, ma anche contro lo smercio di sostanze stupefacenti. Gli agenti delle volanti hanno deferito un 23enne siracusano per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 13 grammi di marijuana. A seguito di una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti anche 73 grammi di hashish. Gli agenti del commissariato di Avola hanno arrestato per il reato di furto Sebastiano Casto, 38 anni, avolese, già noto alle forze di polizia. L'uomo stava tentando di asportare in un'abitazione di via Paolo Orsi ad Avola un decespugliatore. Scoperto dai proprietari, abbandonato la refurtiva fuggendo a bordo di uno scooter, ma è stato bloccato dagli agenti che lo hanno inoltre segnalato all'autorità amministrativa per possesso di una modica quantità di stupefacente. Con la complicità di altre persone, la cui identità è ancora al vaglio degli agenti del commissariato di Noto, avevano perpetrato un furto all'interno di un supermercato ed erano stati bloccati dagli stessi proprietari e consegnati alla polizia. In manette Agata Costanzo, 34 anni, catanese, mentre un minorenne è stato denunciato. Entrambi dovranno rispondere del reato di furto in concorso.
Parliamo adesso di ambiente e parliamo di quel braccio di ferro che continua tra chi ritiene che debbano essere aumentati gli inceneritori sul territorio e chi invece, come gli ambientalisti, dice no. Bene, c'è una presa di posizione proprio dei Verdi. Levata di scudi dei Verdi sugli inceneritori, gli ambientalisti propongono una soluzione per la gestione dei rifiuti utile a cambiare lo stile di vita dei cittadini, puntando sulla raccolta differenziata. Quegli esponenti politici sostenitori dell'inceneritore dovrebbero sapere che nel territorio del quadrilatero industriale ne esistono già due. Dovrebbero anche sapere che le molteplici attività produttive dell'area del SIN di Priolo, che includono impianti petrolchimici, cementerie e inceneritori, negli anni hanno esposto la popolazione ad assorbire per via inalatoria macroinquinanti, ossido di zolfo e di azoto e macroparticolati, microinquinanti, diossine, idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti. Gli ambientalisti portano ad esempio il registro dei tumori della provincia di Siracusa e l'osservatorio epidemiologico della regione Sicilia. Guardando ai dati comune per comune, risulta che Siracusa e Augusta hanno il maggiore problema di tumori al polmone, riconducibili all'esposizione ad arsenico, cadmio e cromo esavalente e a pancreas, tiroide e leucemie, l'eccesso di certi tumori e altre malattie. Verosimilmente dovute all'esposizione a determinate sostanze inquinanti, a detta dei Verdi. È come se i cinque paladini bipartisan dell'inceneritore, afferma Giuseppe Patti, consigliere nazionale dei Verdi, cavalcassero le teorie sulla esosità economica della raccolta differenziata, invece di puntare ad una soluzione più democratica, con la raccolta differenziata, con la realizzazione delle piattaforme di conferimento e con la lavorazione del rifiuto, grazie alla quale si potrebbero abbattere notevolmente i costi delle tasse che gravano sui cittadini. Il settore dell'agricoltura è indubbiamente in crisi, una crisi che si trascina da tempo. Ci sono alcuni territori in particolare, come quello di Pachino, che ne sono fortemente funestati. E proprio per questo, contro la crisi dell'agricoltura, il 14 marzo si terrà una manifestazione. La crisi dell'agricoltura siciliana al centro della manifestazione del 14 marzo prossimo. Il comparto rivendica la modifica degli accordi comunitari sull'entrata di prodotti da altre nazioni, il controllo alle dogane dei prodotti per i trattamenti dei fitofarmaci o pesticidi usati nei prodotti, il riconoscimento dello stato di calamità per gli agricoltori e per i lavoratori dipendenti a causa del prezzo basso dell'ortofrutta rimasta invenduta e incolta nelle piante. Anche la politica si schiera al fianco degli agricoltori e chiede a tutte le scuole di unirsi alla protesta, in quanto il 70% degli studenti è figlio di agricoltori o braccianti agricoli. L'agricoltura a Pachino è il settore trainante della nostra economia, si legge in una nota, e coloro che ne pagheranno le conseguenze sono proprio i giovani, che pertanto devono essere presenti accanto a chi in questo momento soffre economicamente. Le iniziative di ieri per la giornata dell'8 marzo, quindi la festa della donna, sono state diverse, si è parlato di diverse occasioni e manifestazioni. Una particolare però ha messo insieme mimose, sì, ma anche la degustazione di cibi. Vediamo in che modo. Grande affluenza di pubblico al centro commerciale I Papiri per la manifestazione organizzata da Mangiare Bene e non solo, indetta in occasione della festa della donna, durante la quale sono state regalate le mimose a tutte le donne presenti. Presente alla manifestazione anche il giovane chef Giuseppe Caroprese, che ha illustrato e realizzato una ricetta per la Pasqua. Oggi ho preparato delle costolette d'agnello in crosta di sesamo con delle fascette di asparagi selvatici e con la pancetta e delle cannelle di patate. Allora, le cannelle di patate per il semplice motivo perché hanno la forma ovale, ricordano tantissimo la Pasqua. L'agnello pasquale per il semplice motivo perché è una tradizione pasquale, e gli asparagi per il semplice motivo perché sono di stagione che la natura ci regala oggi. I partecipanti hanno avuto la possibilità di imparare a realizzare numerosi dolci grazie al corso gratuito di Cake Design. A illustrare al pubblico le tecniche di preparazione, le cake designer Melania Zanti e Sabina Pronio. Allora, abbiamo fatto tema la donna, naturalmente, dei biscotti in pasta di zucchero. Abbiamo così detto un po' come si le tecniche di colorazione delle varie paste. Abbiamo fatto questi biscotti con dei fiorellini, con dei fiocchetti, quindi abbiamo
un po' detto come si fanno queste cose. E poi abbiamo fatto soprattutto anche i muffin, li abbiamo ricoperti, abbiamo fatto anche lì dei fiorellini e quindi insomma le signore si sono dedicate, si sono cimentate anche a fare questo tipo di lavoro. Oggi abbiamo fatto un corso gratuito di decorazione biscotti con la pasta di zucchero, un regalo che abbiamo voluto fare a tutte le donne, proprio oggi che è la festa delle donne. Abbiamo decorato dei biscotti con la pasta di zucchero, abbiamo spiegato come si lavora la pasta, abbiamo realizzato questi piccoli biscotti col tema della margherita e dei fiocchi gialli, proprio a dimostrare che le donne, per dimostrare il colore del giallo delle donne che riprende la mimosa, che è il simbolo della donna. Il prossimo fine settimana realizzeremo insieme alla mia collega una torta su polistirolo, quindi dimostreremo come realizzare le torte in pasta di zucchero. Mentre il prossimo weekend con la pasta di zucchero sempre decoreremo delle uova in cioccolato e faremo dei bei lavori, quindi vi aspetto numerosi e veniteci a trovare. Il giudice sportivo ha sanzionato due tesserati del Siracusa dopo i fatti avvenuti domenica scorsa in occasione della partita di Serie D fra il Siracusa e il Due Torri, fatti avvenuti nel rettangolo di gioco e rilevati dall'arbitro. È stato inibito a svolgere l'attività fino al 16 marzo prossimo Antonello Laneri, allontanato dall'arbitro domenica scorsa durante appunto la partita Siracusa-Due Torri per condotta non regolamentare. Questa è la motivazione che ha adottato il giudice sportivo. È stato squalificato invece per due giornate l'allenatore in seconda, Gianluca Cristaldi, per avere spintonato un calciatore della squadra avversaria che si accingeva a effettuare la rimessa laterale. Bene, con questo è tutto, era l'ultimo servizio, il telegiornale si conclude, noi vi auguriamo un buon proseguimento di programma.